Di oggi lascio la parola al direttore. Vorrei chiedere a tutti i consiglieri possibilmente di evitare troppo vociare, non per altri motivi se non quello che stiamo testando lo streaming. Ancora non riusciamo ad andare in streaming, però stiamo testando il funzionamento dell'audio, quindi oggi sarà ambientale, la ripresa sarà proprio l'audio ambientale. Se c'è troppo vocio, voi capite che la ripresa non sarà chiara e udibile, quindi vi invito cortesemente a mantenere il silenzio il più possibile. Allora, lascio la parola al direttore subito per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, non se può. Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, Tosatti. Diciannove presenti, cinque assenti più la Presidente, sono giustificati Roy Andrea Guido e Alessandro Gunnella. Allora, io prima di iniziare, non so se qualcuno... Sono io, Lello? Allora, ancora no? Allora, prima di iniziare la seduta vorrei chiedere ai capigruppo di fermarsi a termine seduta per discutere qualcosa che vorrei chiarire. La firma sugli atti a consiglio, perché come capigruppo ricorderanno, si è già verificato negli anni passati ed era stato deciso, confortatemi con la memoria, che anche con diciamo, appoggio del direttore all'epoca, che gli atti possono essere firmati solamente se i firmatari che l'hanno depositato sono disponibili a farli firmare ad altri. Quindi io su questo vorrei solamente se sono disponibili. Quindi... Ah, se c'è, allora non c'è. Io però prima della firma, Toti, volevo ricordarlo questo, perché la scorsa settimana invece è successo che alcune persone hanno firmato l'atto senza chiederlo ai firmatari. Perfetto, Toti, può firmare tranquillamente. No, volevo ricordarlo perché... Perfetto, benissimo, va benissimo, perfetto. Io lo ricordo solo perché la scorsa volta è successo, diciamo, un disguido proprio con l'ufficio consiglio, che non sapeva come regolarsi con quest'atto, perché in passato avevamo detto una cosa, poi stava diventando un'altra e non sapevano più quale atto spedire. Quindi io l'ho voluto solamente ricordarlo, lo volevo ricordare in capigruppo. Adesso il caso del consigliere Toti l'ha fatto venire alla luce e quindi lo esplicitiamo ancora una volta. Allora, iniziamo invece.
di oggi, nominando gli scrutatori che saranno il consigliere Tosatti, il consigliere Rinaldi e la consigliera Vitrotti. Grazie. Perfetto. Allora, apriamo la seduta col primo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è l'interrogazione numero 7 del 2018 a firma dei consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto presunte torture su animali in un appartamento sito in via Lavinio. Allora, io ho ricevuto una nota dalla presidenza, quindi intendo leggere la nota a risposta dell'interrogazione che adesso la consigliera Cerconi andrà ad illustrare. Prego, consigliera Cerconi. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Si sente così? Sì, sì. Vado a leggere, o meglio a spiegare, l'interrogazione a risposta urgente depositata il 17 aprile e vado a spiegare qual è l'attuale situazione e perché è stata proposta in via d'urgenza. Come ben sa questo consiglio e come ben dovrebbero sapere gli assessori, o meglio la Presidente, che ha deciso di mandare una nota a lei e per conoscenza a chi aveva firmato l'interrogazione, attualmente noi abbiamo una situazione per cui da anni effettivamente si porta avanti una situazione, diciamo che da quello che ci dicono i giornali, riguarda presunte torture su animali, dico presunte perché viene da fonti giornalistiche, e una situazione di un accumulo seriale di una persona che oggi attualmente è seguita dai servizi sociali del municipio. L'ultimo sgombero avvenuto nello scorso giugno ha visto la rimozione di 16 tonnellate di rifiuti da questo appartamento ed il rinvenimento di alcune carcasse di animali, proprio da questo appartamento, con ovviamente una situazione che veniva da tanto tempo denunciata. Più volte si era cercato di intervenire, ma senza una soluzione definitiva. La sottoscritta ha depositato in data 1 dicembre un'interrogazione riguardo lo stesso argomento. Questa interrogazione veniva discussa in aula con la risposta della Presidente Lozzi, che riferiva, lo ricordo bene perché me l'ero segnato, che si stava procedendo e che si sarebbe intervenuto il prima possibile con le altre forze, le altre istituzioni, per risolvere il problema. Ora, quando io mi sento dire risolvere il problema, significa che l'intervento evita che quello che è successo per 15 anni si verifichi una seconda volta. Ora, il 12 dicembre è avvenuto l'ennesimo intervento, con la presenza, ovviamente su richiesta del giudice, perché ricordiamoci, siamo sotto indagini, le presunte torture sono comunque un reato, quindi non è che stiamo parlando di una persona che ha messo 2-3 scatole da una parte, cioè parliamo di 16 tonnellate di rifiuti all'interno di un appartamento, quindi la situazione è abbastanza quintali, perdonatemi, perché i giornali riferivano la situazione era abbastanza, comunque lo riverificherò, mi sembrava fossero quelle, comunque si può leggere dalle fonti giornalistiche. Comunque continuo dicendo che attualmente le indagini sono in corso, la donna è seguita dai servizi sociali, ma quello che viene lamentato è che attualmente non solo ad un certo punto c'è stato un cane all'interno dell'appartamento, sono stati, da quello che riferiscono diciamo le persone sia dell'immobile che le associazioni, sono stati comprati dei croccantini per gatti, quindi probabilmente all'interno dell'appartamento ci sono nuovamente degli animali e si sta continuando con l'accumulo. Nell'ultimo intervento, io l'ho scritto penso in modo abbastanza chiaro sull'interrogazione,
E l'intervento ha visto la presenza di associazioni, Polizia Municipale, il Comune di Roma con il veterinario, l'ambulanza del canile della Muratella e il Dipartimento di Salute Mentale. È evidente che se in una situazione del genere intervengono assistenti sociali e Dipartimento di Salute Mentale, non vengono per il gatto o per il cane, probabilmente vengono per la persona che ha dei problemi. E già nella scorsa situazione io avevo detto attenzione a quello che facciamo, perché poi esponiamo anche questa persona, se non viene curata e non viene presa in cura in modo adeguato, a delle minacce, a delle situazioni veramente gravi da parte di cittadini che non sanno più come gestirla, perché questa situazione non può essere gestita da, semplicemente dalle associazioni o dai cittadini, l'autorità deve intervenire. Allora, il carattere di urgenza a me sembra chiaro, cioè più chiaro di così, stiamo rischiando che tra un mese, se non interveniamo, si ripete la stessa identica cosa, cioè un accumulo seriale, carcasse di animali trovate all'interno dell'appartamento. E io credo che purtroppo ha ragione quando mi si dice ma sono 15 anni, perché la nota della Presidente dice sono 15 anni che va avanti, e quindi? E proprio perché sono 15 anni che va avanti, noi oggi forse dobbiamo essere un po' più insistenti su quello che sta succedendo. E mi permetto di dire, mi scuso se per 15 anni io non c'ero, ma quando è uscita questa situazione io mi sono permessa di portarla in Consiglio Municipale. Perché di questo fino a quando non ho depositato l'interrogazione non se n'era parlato, e invece secondo me è una situazione abbastanza grave che noi dovremmo esserne a conoscenza tutti e che dovremmo comunque continuare a controllare. Come vedrà Presidente, io in tante occasioni ho ridepositato le interrogazioni aggiungendo nuovi elementi che erano venuti fuori durante alcuni iter, ma io continuerò a ripresentare le stesse interrogazioni fin quando non troviamo un problema, ma non solo sulla questione delle presunte torture degli animali, su tante situazioni, perché noi non possiamo parlare di una cosa e dimenticarcene, perché poi passano 15 anni e oggi purtroppo non ne sono passati 15 per voi, ne sono passati 2 sotto questa consiliatura, ma in 2 anni noi dobbiamo nuovamente intervenire. Allora l'urgenza, e io la ringrazio per questo, perché i connotati della necessità e dell'urgenza ci sono e sono obiettivi, abbiamo deciso di portarla direttamente in consiglio in questa seduta. Mi aspettavo, le dico la verità e chiudo, la presenza del presidente del municipio, e me l'aspettavo perché quando poi sui social si dice siamo attenti agli animali, ci occupiamo di questo, ci occupiamo di quello, poi però bisogna farlo. E allora io una risposta su quello che questo municipio sta facendo e come lo sta facendo la gradirei in consiglio municipale, perché non bastano, e lo ripeto un'altra volta, solo gli spot su Facebook o raccontare su Facebook. Questa è la sede istituzionale, qui bisogna venire a rispondere. E concludo dicendo che la domanda era molto semplice ed è la seguente: qual è l'attuale situazione e le azioni intraprese dal municipio di concerto con le altre istituzioni per trovare una soluzione definitiva alla vicenda che ha scosso l'intero quartiere e oso dire anche l'intera città, perché è andato su tutti i giornali. Sono stata chiara, mi sembra, mi aspettavo una risposta. Ora mi permetta una domanda invece a lei: lei mi legge la nota e poi io dico se sono d'accordo o non d'accordo con la nota? O come funziona? Assolutamente sì. Però sulla risposta mi dicono altro, mi dicono che mi vengono a rispondere entro i 30 giorni. Mi scusi, questo lo decido io, questa per me è la risposta, quindi non c'è nessun problema. È una risposta a tutti gli effetti, è una risposta. È che mi rinvia la risposta. Non è che può decidere chi deve, questa per me è la risposta, poi dal regolamento lei potrà di nuovo fare interrogazione trattandosi di risposta immediata, non urgente, perché ha fatto un po' di confusione tra urgente e risposta immediata, sono 2 articoli diversi del regolamento. Comunque risposta immediata, poi lei tra 6 mesi la potrà di nuovo fare come interrogazione ordinaria. Per me non c'è nessun problema, io direi che questa è una risposta come accade nelle commissioni, come accade quindi ovunque. Rispondo a quello che lei mi, per capire l'iter, lei mi legge? Certo, io le darò la parola per 3 minuti, consigliera Cerconi. Allora, leggo quindi la... Scusa, Melissa. Sì, grazie. Allora,
La risposta è: il riferimento all'interrogazione in oggetto, calendarizzata nella seduta del Consiglio del 19 aprile, si rappresenta che la medesima non ha i connotati necessari a sostenere la richiesta di risposta immediata articolo 87,1 del regolamento municipale, in quanto la problematica esposta esiste da oltre 15 anni e già nella seduta di Consiglio del 14 gennaio 2017, in risposta ad una identica interrogazione, la numero 53 protocollo CI 250165 del 1 dicembre 2017, è stato ampiamente illustrato il percorso che si stava seguendo unitamente alle altre istituzioni coinvolte e che si stava programmando un intervento di bonifica. Detto intervento è stato effettuato nel mese di gennaio 2018, da allora non sono pervenute nuove segnalazioni sul caso in argomento e non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito. Per quanto sopra, verrà fornita risposta all'interrogazione in argomento seguendo l'iter procedurale dell'interrogazione a risposta orale, e questo è riferito all'ultimo comma dell'articolo 87. Possiamo, do 3 minuti, consigliera Cercu. Sì, in questi 3 minuti le dico in risposta, come farei se ci fosse qui la Presidente, che mi dispiace perché io credo che sia stato un argomento e che sia un argomento abbastanza importante. La mancata presenza secondo me deve essere un segnale chiaro per i cittadini. L'articolo 87, interrogazione a risposta immediata, comma 1, citato, dice: le interrogazioni a risposta immediata devono consistere in una sola domanda, quella che è stata fatta e che ho letto, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, e ci siamo, perché era abbastanza chiara e concisa, era una riga e mezza, connotato da urgenza e particolare attualità, urgenza o particolare attualità politica. L'urgenza io l'ho spiegata molto bene: se non è urgente un accumulo seriale, voglio capire che cosa possa essere di urgente. Seconda cosa, mi dispiace che non ci siano, e questo è abbastanza illuminante, mi dispiace che non ci siano ulteriori aggiornamenti, perché vede, la scorsa volta la stessa Presidente parlò di un ASO o di un TSO, di un trattamento sanitario obbligatorio. Allora le domande che avrei voluto rivolgere alla Presidente sono: è stato fatto? Non è stato fatto? Cosa è stato fatto quando si è intervenuti? Perché si può intervenire senza risolvere il problema, e spesso purtroppo siamo molto bravi come politica a intervenire senza risolvere il problema, e quindi questa volta l'urgenza era la risoluzione del problema, e è per questo che è stata ripresentata in questo modo. Detto ciò, a me risulta che invece segnalazioni ci siano state, perché se i cittadini, e lo so io, che voglio dire non sono presidente del municipio, se i cittadini lamentano la presenza di animali, lamentano il fatto che ci sia stato preso un cane, che siano stati presi i croccantini per gatti, è evidente che le segnalazioni ci sono, il problema è continua di essere di attualità, è evidente, o me ne accorgo solo io? Io non credo. Per questo mi sembra abbastanza, è insufficiente la risposta e la nota che ci viene data. Tra l'altro, questo ASO, questo TSO è stato fatto? Siamo intervenuti in questo senso? La Presidente è in contatto con gli assistenti sociali? Il Dipartimento di Salute Mentale che cosa ha detto? Sta facendo qualcosa? Perché io posso anche aspettare altri 6 mesi, ma se tra 6 mesi succede qualcosa e scopriamo altre carcasse, di chi è la responsabilità? È questo quello che io mi chiedo. E noi non possiamo sempre lavarci le mani rispetto a quello che succede e dire dobbiamo aspettare, aspettiamo, perché aspettando, purtroppo succedono anche le tragedie, cosa che io non mi auguro. Ovviamente questa risposta, Presidente, non è per lei, indirizzata a lei che ha letto una nota, mi sembra abbastanza evidente, ma mi auguro che la Presidente possa ascoltare quanto detto e che la prossima volta, invece di mandarci una nota con 10 righe scritte, magari si presenti a rispondere chiaramente su quello che è stato fatto e soprattutto su quello che non è stato fatto, ma che aveva detto nel primo dicembre, perché l'interrogazione, come ripeto, l'avevo sempre fatta io, l'avevo sempre portata io qui con i caratteri di necessità e urgenza, cioè era stato detto che c'era la possibilità di un ASO o di un TSO. È stato fatto? Non lo so, punto interrogativo. Per trasparenza forse sarebbe dovuta venire qui a rispondere non solo a me, ma a tanti cittadini. Grazie. Prego, possiamo andare avanti. Allora, sì, aspetta che vediamo. Hai tu il...
Ce l'ho io. Grazie mille. Allora, per il prossimo punto, prima che inizi la discussione, intanto ho una richiesta di intervento di 30 minuti massimo dal consigliere Candigliota ed è, diciamo, accettato, accolto. Mozione a firma dei consiglieri Candigliota, Toti, Giannone, Triputi, La Zazzera, Giuliano, Zitoli, Tosatti, Ariano, Principato, Rinaldi, Pompei, Carlone, Lazzari, Ciancio, Alabiso, De Chiara, Stelitano, Vitrotti, Biondo, Gugliotta e Cerconi, avente ad oggetto valorizzazione e comunicazione del presente alle generazioni future mediante la creazione di capsule del tempo. Relatore, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Realmente non prenderò 30 minuti, ma è solo per stare più tranquillo e poter dare più delucidazioni possibili. Allora, comincerei dicendo che le capsule del tempo sono un modo per comunicare in forma unidirezionale con il futuro. Servono prettamente per lasciare il nostro retaggio culturale alle future generazioni. Facciamo un esempio: ad Atlanta è stato nel 1936 allestita una cripta della civiltà. Si tratta di una stanza sigillata contenente un campione rappresentativo dell'epoca, in gran parte costituita da comunque oggetti donati. L'apertura era prevista ed è prevista per l'anno 8113. Certo, è ovvio che noi siamo andati un po' più, diciamo, più lievi, ecco, non siamo arrivati a queste... millenni, ecco, non si parla di millenni. L'ideatore volle comunque conservare e preservare la civiltà del tempo per i figli del futuro, dato la difficoltà di conservare proprio i documenti e la necessità di creare un sistema per preservare le informazioni di una civiltà. Oggi ovviamente abbiamo i mezzi per trasmettere e tramandare in forma teorica, ad esempio computer, supporti, eccetera, ma la traccia fisica c'è il rischio che vada persa. Ci sono alcuni oggetti, ad esempio, che sono andati persi perché non si è pensato a salvaguardarli e oggi sono molto ricercati perché comunque ritenuti unici. Attualmente diverse capsule del tempo sono sepolte nello spazio, ne citerò alcune tra le più importanti, facciamo un esempio: l'Apollo 11, il Pioneer 10 e il Pioneer 11, il Voyager, e in tutti questi casi però si tratta solo di poche informazioni sulla Terra e sull'umanità caricate a bordo di sonde. E ci sono, vabbè, ovviamente tutto quello che riguarda il sistema solare, no? Quindi informazioni comunque su chi siamo. Le piramidi stesse sono delle capsule del tempo. Pensiamo a tutti i reperti che si sono ritrovati negli anni e che oggi sono custoditi dentro i musei grazie a questa pratica, se no, altrimenti non avevamo traccia. Se analizziamo la situazione, tutto potrebbe essere comunque considerato una capsula del tempo. Gli stessi monumenti si sono mantenuti negli anni, gli scavi che spesso e volentieri nel sottosuolo. Abbiamo anche ritrovato sarcofagi dentro con tracce biologiche, quindi cosa mangiavamo, qual era lo stile di vita, quindi da questo si è potuto risalire anche a quali erano le migliori pratiche dell'epoca. Vedete, la possibilità di far sapere chi siamo stati è un valore aggiunto.
perché l'essere umano ha sempre imparato dalle proprie esperienze, più o meno. Farà una citazione, ovvero chi non impara dal passato è costretto a riviverlo. Ecco, in funzione di questo abbiamo il dovere morale e culturale di tramandare ciò che siamo stati. Ma perché abbiamo scelto 200 anni invece che millenni, come ad esempio quella ad Atlanta? Abbiamo scelto 200 anni perché in realtà abbiamo visto che necessitava una prova. Sapete che spesso comunque si sono avviati qua nel settimo municipio un po' di sperimentazioni, no? Quindi sarebbe stata necessaria comunque, in quanto garantire anche la sopravvivenza della capsula, e quindi essendo una cosa di primaria importanza, a tal fine ecco perché abbiamo messo nell'atto di istituire un registro municipale finalizzato alla salvaguardia della stessa in caso di lavori pubblici. Quindi abbiamo ritenuto che un periodo di 200 anni fosse non troppo presto, ma neanche troppo lontano per una sperimentazione. Per questo, per quello che riguarda l'atto, abbiamo inserito anche un progetto per le scuole. Questo per infondere nei ragazzi comunque quel senso di importanza nel tramandare i retaggi culturali. Il progetto, tra l'altro, prevede l'apertura a 30 anni della capsula, dove saranno inseriti i loro progetti futuri, i loro sogni. E in questo momento, con questo atto, in realtà stiamo garantendo un lascito culturale che all'apertura sarà di fatto considerata storia, perché è come se oggi noi dovessimo ritrovare una capsula dell'Ottocento e giustamente tutto quello che appartiene, che si trova dentro la capsula, può essere considerata di un valore storico. Ecco, quindi abbiamo la possibilità, in primis, di avere l'opportunità che ad altri magari non è stata data, ma quindi anche il privilegio di poter rappresentare i cittadini per lasciare un segno alle future generazioni, ma che in realtà è la storia dell'evoluzione umana. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Allora andiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Allora andiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, credo l'unanimità, vero? Sì. Sì, unanimità, 20 su 20, quindi viene approvato. Passiamo al successivo, la mozione a firma dei consiglieri Rinaldi, Alabiso, Tosatti, Principato, Pompei, De Chiara, Candigliota, Giannone, La Zazzera e Triputi, avente ad oggetto automazione del cancello di accesso, del cancello di accesso alla biblioteca Casa dei Bimbi e relativa area a verde di via Leonardi 153. Io vorrei chiedervi un minuto di pazienza, qualche minuto di pazienza, una piccola sospensione del consiglio, perché mi è stata chiesta una, diciamo, tramite il consigliere Toti la possibilità di parlare dall'intervento da un membro del comitato di quartiere Cinecittà Est sulla mozione automazione del cancello di accesso alla biblioteca Casa dei Bimbi. Quindi io interrompo il consiglio per un po' e lascio la parola alla consigliera del comitato di quartiere. Può raggiungerci, le devo chiedere, lei non ha problemi ad essere ripresa, vero? Ha problemi a essere ripresa? Benissimo. Le lascio qualche minuto e poi riprendiamo il consiglio. No, quest'altro? Ok.
Salve, io sono Veronica Moro e faccio parte, appunto, sono uno dei membri del comitato di quartiere di Cinecittà Est. Siamo venuti a sapere appunto ieri che si sarebbe parlata di questa mozione per l'installazione di un cancello automatizzato che riguarda appunto il parco di Carlo Luberti. E diciamo che questa è una delle cose delle quali comunque ci siamo occupati ormai da tanto tempo, ma che in generale viene richiesta spesso appunto dalla cittadinanza del quartiere. Quello era un parco che è stato poi costruito e rinnovato nei primi anni 2000 e che è stato per un bel po' di tempo un fiore all'occhiello, soprattutto perché al suo interno vi è la biblioteca della Casa dei Bimbi. E è appunto un parco, ed era soprattutto prima in passato un parco frequentato sia dagli abitanti appunto del quartiere, ma anche di tutto il municipio, ma anche da cittadini del resto di Roma, poiché la biblioteca Casa dei Bimbi è una delle poche realtà presenti in tutta la città. Il problema è che però negli anni questo parco, che veniva inizialmente mantenuto bene, che veniva curato, ha incominciato ad avere delle problematiche, non è stato soppresso il servizio del custode che appunto doveva aprire e chiudere il parco, e così sono avvenuti i primi atti di vandalismo. Il parco è stato più volte ripreso e mantenuto da molti volontari. Però ovviamente quello che è stato il lavoro dei volontari non è stato in grado di sopperire a quelle che erano le mancanze dell'amministrazione. Voi mi direte, è un piccolo parco tra i tanti parchi che ci sono nel municipio. È vero, ma è anche vero che è un parco importante per il quartiere Cinecittà Est, che viene da sempre definito un quartiere dormitorio. Quello era invece un punto di ritrovo non solo per i bambini ma per tutte le famiglie. All'interno venivano comunque organizzati spesso degli eventi. Ormai attualmente non è possibile, nel senso che non è disastrato, ma le strutture non ci sono praticamente più perché sono state vandalizzate tanto da arrivare al punto di doverle rimuovere perché inagibili. Ora ci ritroviamo con un parco dove non ci sono più giochi. Rimane la struttura della biblioteca, che viene sicuramente ancora utilizzata, è un servizio ai cittadini molto importante, ma anche loro si sentono abbandonati, si ritrovano all'interno di un parco che ormai è praticamente abbandonato. All'interno di questo parco, nelle ore notturne, vi è la presenza di gruppi di giovani adolescenti che non fanno altro che disturbare la quiete pubblica in primis, ma direi quello è uno dei problemi meno importanti. Il problema più di particolare importanza, direi, è il fatto che questi stessi giovani compiono degli atti vandalici ingenti, rompendo anche quello che comunque magari viene risistemato e che è stato risistemato più volte dai volontari. Senza parlare del fatto che non ci sono delle prove concrete, ma si è pensato anche che, ci sono dei cittadini che hanno dichiarato che si fa anche uso di droghe. Poi vorrei dire, quello quindi non è più un semplice problema di manutenzione, ma diventa anche un problema dove si dovrebbe porre una certa attenzione. E una delle cose, una delle proposte che abbiamo sempre mosso noi del comitato di quartiere è stato proprio quello di, la prima soluzione appunto è stata sempre quella di proporre di nuovo la chiusura del parco nelle ore notturne. Voi mi direte, la chiusura del parco potrebbe solo in parte risolvere le posso chiedere problemi. Una cosa solamente di essere più stringente, no, noi le diamo la parola volentieri, possiamo dargliela anche alla fine del consiglio se lei vuole fermarsi. Okay, ci fermiamo, assolutamente. Poi le volevo ricordare che come comitato di quartiere può partecipare tranquillamente alle commissioni che sono aperte, quindi assolutamente. Adesso solamente per motivi di scaletta allora, le chiedo, magari dopo si può fermare quindi, tranquillamente con noi. Per noi questo, ecco, cioè se venisse realmente accettata la mozione, per noi sarebbe uno delle soluzioni che poi porterebbe magari a una risoluzione dei vari problemi che interessa questo parco. Grazie. Grazie a lei. Allora,
Iniziamo la discussione sull'atto, apriamo la discussione, relatore, consigliere Rinaldi. Grazie Presidente, vuoi dire qualcosa? No? Niente, quindi diciamo che io questa mozione ho pensato di scrivere questa mozione perché sono stato proprio in questo parco qualche settimana fa e ho registrato appunto lo stato di devastazione che è visibile a tutti, insomma, no? Quindi le parole che ha detto la signora che è intervenuta prima, insomma, non mi giungono nuove. È chiaro che lì il problema non è soltanto la chiusura, ma è il discorso di questi adolescenti pieni di energia che ovviamente non hanno punti di ritrovo adeguati e quindi tutta questa energia poi magari si coagula là dentro e che qualche volta può avere delle interpretazioni un po' sbagliate, per cui danneggiamenti, suppellettili rotte e anche insomma i danni al verde, perché poi dopo alla fine è chiaro che quindi questo è un intervento parziale che però è anche un po' un esperimento rispetto a quelle che potrebbero essere le installazioni di questa tecnologia in altre ville un po' più importanti, più grandi dal punto di vista delle dimensioni, più importanti, perché questo parco è importante perché sta in un posto che prima abbiamo sentito dire dormitorio, per cui avere un luogo dove invece ritrovarsi con piacere diventa una consuetudine, insomma, non sarebbe male. Quindi ecco, diciamo che è un po' anche un esperimento per capire come possano poi funzionare queste cose anche su quelle ville che magari un domani possono passare in gestione del municipio, oppure quei parchi un po' più grandi. Questo è abbastanza limitato come parco, pur contenendo un gioiello, perché poi alla fine questa casa dei bimbi è, come non so se avete avuto modo poi di leggere nel dettaglio la mozione, insomma le attività che vengono fatte all'interno e il patrimonio che contiene, insomma, è abbastanza rilevante. Quindi ecco, abbiamo sollevato pure il problema, insomma, di questa dei ragazzi che non hanno un punto d'aggregazione. Successivamente sarà necessario probabilmente pensare anche a delle installazioni, come mi viene in mente dei chioschi dove ci possa essere un po' di, che ne so, delle bibite, dove uno, insomma, può acquistare anche, che ne so, un caffè o un succo di frutta, anche perché appunto se le mamme cominciassero a frequentare quel posto come era una volta, magari, insomma, visto che c'è la biblioteca e le attività legate, insomma, non sarebbe male. Quindi ecco, lo scopo, insomma, è quello un po' di valutare anche la possibilità che questa soluzione possa essere implementata anche in altri luoghi. I costi dovrebbero essere paragonabili a quelli che è una gestione invece di un custode, quindi ecco, appunto, vediamo un po' come andrà, però insomma io credo che, visto che è stata utilizzata anche in altri comuni, in altre situazioni, dovrebbe essere insomma una soluzione che fa al caso nostro. Niente, tutto qua, mi ringrazio, chiudo. Altri interventi? Ci sono? Non ci sono interventi. Ah, Toti, mi scusi. Assolutamente sì. Mi collego a quello che ha detto il cittadino, la cittadina facente parte del comitato di quartiere Cinecittà Este, che soffre da tempo questa parte del nostro municipio di uno stato un po' di difficoltà, diciamo anche, possiamo dire, di abbandono. Abbiamo poi questa eccellenza che è la Casa dei Bimbi all'interno di questa zona e voglio dire che, oggetto anche di un'interrogazione che io feci il 16 ottobre 2017 riguardo questo problema, richiesta intervento urgente nell'istituto Stabilini, nel parco della biblioteca comunale e nello skate park adiacente, e parlavo in questa interrogazione, come ho detto, che ho fatta più di 6 mesi fa, dello stato di degrado nelle immediate vicinanze dell'istituto Stabilini, della situazione dello skate park che, come ha detto la cittadina, ci sono anche purtroppo denunce dei cittadini circa situazioni che sono oggetto anche di attenzione della Polizia di Stato,
e anche nella la stessa situazione nell'area verde oggi oggetto della discussione, che pure questa è stata purtroppo devastata, come ha detto il Presidente della Commissione, e che addirittura nel mese di marzo sono state rimosse tutte quante le strutture presenti per i bambini, il parco giochi, che anche questo è vandalizzato. Perciò voglio dire, è una scuola e una biblioteca importante, questa della Casa dei Bimbi. Facemmo una riunione di commissione e ci incontrammo con la responsabile della Casa dei Bimbi, che adesso mi dicono è andata in pensione, e questa diciamo ha un ruolo importante per i bambini del territorio, ma non solo del bambino del territorio del settimo municipio, ci vengono da tutte le parti di Roma. E purtroppo ci troviamo a dover difendere quest'area verde, che è una delle poche aree verdi, anche le altre aree comunque stanno in stato di abbandono come quest'area, e dobbiamo fare in modo di passare veramente a un discorso attivo di difesa di questo, proprio perché anche in modo serio, ecco, oggi io ho firmato questa mozione, la Presidente, sono andato in precedenza a firmarla anch'io, perché la trovo importantissima, necessaria, fondamentale che ci sia uno sforzo forte da parte del municipio perché quest'area venga chiusa con un cancello automatico, come è descritto nella mozione, perché ecco, possa essere difesa, perché è utile e indispensabile ai cittadini, come ho detto, del territorio di Cinecittà Est, di quella parte di territorio che purtroppo soffrono, diciamo che una zona dormitorio è stata definita. Comunque, a parte questo, qualche poco negozio ci sono, però ecco, voglio dire che si trova complessivamente in termini di servizi in una situazione difficile. Io spero che ci sia un impegno forte da parte del Consiglio, c'è stato con questa mozione, ma da parte del Presidente della Giunta, perché si arrivi nel più breve tempo, perché nel più breve tempo bisogna arrivare a una soluzione di questo problema. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie. Volevo chiaramente rassicurare appunto i cittadini del quartiere di Cinecittà Est e in particolare di quella zona, di quell'area, che appunto la mozione va proprio in quel senso, cioè nel senso di voler tutelare l'area da ulteriori atti di vandalismo, oltre quelli che già sono stati vissuti. Più volte abbiamo noi stesso fatto degli interventi, insomma, personali, anche a titolo volontaristico, insieme ai dipendenti della Casa dei Bimbi, per in qualche modo dare un minimo di decoro, restituire un minimo di decoro, ma effettivamente il problema è che poi la notte, in assenza di qualsiasi guardiania, ricordiamo che quella, se non erro, era una delle 100 piazze o qualcosa del genere. E già tuttavia volevo solo ricordare all'Aula che già a dicembre del 2017, dicembre scorso, il 12 se non ricordo male, con una memoria di giunta, la Presidente, che la Giunta aveva fatto una richiesta al Dipartimento Tutela Ambientale affinché ponesse in essere delle azioni di salvaguardia, quindi diciamo esprimendo la volontà di promuovere quindi la tutela del parco, appunto quello che sta intorno alla Casa dei Bimbi di cui stiamo parlando. In qualche modo il Dipartimento Ambiente si facesse carico
di tutte quelle azioni necessarie a riportare, insomma, sia il decoro ma soprattutto a richiudere, a tenerla, a salvaguardare quell'area. Ricordo che a inizio consigliatura, proprio diciamo, come commissione scuola, ci siamo interessati all'eccellenza, la terza biblioteca, ma non per importanza, una delle tre biblioteche che abbiamo nel nostro municipio è proprio la Casa dei Bimbi, ed è forse l'unica, se non ricordo male, per tematica, perché è legata proprio alla fascia di età, per lo più, quindi adolescenziale e preadolescenziale, oltre che anche altre fasce, ma comunque quella era la sua caratterizzazione, ed è frequentata moltissimo, e quindi il parco sicuramente risulta essere un elemento di valorizzazione di questa eccellenza. Quindi sostanzialmente noi con quest'atto stiamo semplicemente dando un indirizzo politico molto chiaro, anche in assenza di altre risposte dipartimentali, e in attesa, diciamo, delle quali noi comunque rimaniamo, ma nel frattempo facendo ricorso alla tecnologia, sembrerebbe insomma un po', ormai parliamo di automazione e di innovazione tecnologica nella domotica, ben più oltre un cancello automatico, ma evidentemente basterebbe anche secondo noi un cancello automatico, un automatismo guidato da un timer, quindi a orologeria, può permettere in qualche modo di riportare un certo livello di sicurezza nelle ore notturne, per poi riaprirsi al mattino e dare accesso alla cittadinanza nelle ore diurne. Riteniamo che sia un piccolo atto che in qualche modo però potrebbe risolvere un grosso problema. Grazie. Sì, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Velocemente, per dire solamente che naturalmente è una mozione di indirizzo che è condivisibile, e naturalmente per il luogo che abbiamo visitato merita di essere posto al primo punto. Devo dire che con una mozione del genere avrei preferito segnalare più zone che noi conosciamo, mi riferisco ad esempio alla scuola di Via Gela, dove hanno richiesto espressamente un cancello automatizzato, perché se no in orari particolari entrano persone che non si sa dove arrivano. Quindi, come dire, con una mozione che è un indirizzo ci si poteva aspettare di comprendere, mettendo prioritariamente, dando delle priorità, però segnalando un po' tutte le zone che necessitano di interventi di questa natura, che, attenzione, poi non è che l'automatismo è segnale che l'incuria non avviene, quella avviene sempre perché i vandali ci stanno. Avrei evitato di inserire in questa mozione come esempio un cimitero in provincia di Vicenza che ha l'automatismo. Questo l'avrei risparmiato, non per altro, perché nel parco abbiamo la vita, abbiamo i bambini piccoli, e allora non è l'esempio di Montegalda che dovrà farci riflettere sull'installazione da mettere. Io vi invito a guardare il cimitero vicino Vicenza, andiamo a vedere magari la Malcontenta, una villa palladiana, ma non andiamo a guardare il cimitero dove nessuno naturalmente in orari particolari vuole accollarsi la chiave, e quindi devono inserire un'apertura automatizzata. Io spero che venga mantenuta bene, trovate le soluzioni adatte a prescindere dall'automatismo delle chiavi, che è un altro impegno, però naturalmente ben vengano tutte le novità per aprire un parco. Mi riferisco a Villa Fiorelli, dove gli anziani, e voi avete già constatato di persona che è difficile trovare le chiavi, quindi è un sistema che può essere adoperato per tutte le parti, però non è quello che rende, come dire, sicura un luogo. L'esempio l'abbiamo avuto con Villa Lazzaroni,
Villa Lazzaroni era automatizzata, avevamo tutti noi consiglieri l'apertura automatica, però poi, anzi, quando ci sono questi automatismi, gli errori diventano evidenti. Pensate che una sera sono rimasti chiusi tutti a Villa Lazzaroni, un gruppo di persone, l'unico e più moderno di tutti, poi alla fine si è rilevato il consigliere Carloni, che ha indirizzato tutti che c'era un'uscita in un punto strategico che era il servizio giardini, posto sul lato opposto della villa, dove sono potuti uscire perché non si apriva da nessuna parte il cancello. Grazie per questo, noi voteremo sicuramente questa mozione di indirizzo particolare, ma avremmo gradito un indirizzo generale. Grazie. Ci sono altri interventi? No, allora, sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, per rispondere ai dubbi che sono stati mossi negli interventi precedenti, no? Volevamo chiarire il fatto che si tratta appunto di una situazione sperimentale, nel senso abbiamo iniziato dalla casa dei bimbi proprio perché c'erano stati segnalati anche dal quartiere diversi, diciamo, atti di vandalismo, nonostante fossero avvenuti non proprio tantissimo tempo fa dei lavori di manutenzione, diciamo, della parte dei gazebo esterni e della parte perimetrale dei marmi, diciamo, all'interno della struttura, quindi comunque degli interventi erano stati effettuati. Di fatto noi appunto proponiamo questa mozione perché crediamo che la Casa dei Bimbi, come le altre biblioteche del Comune di Roma, siano dei luoghi importanti di aggregazione in un quartiere, tra l'altro quello di Cinecittà Est, che conta diverse migliaia di persone e dove non è che ci siano poi tantissimi spazi. Il comitato di quartiere richiede da sempre una piazza di quartiere, ad esempio, no? Quindi avere dei luoghi di aggregazione che sono un punto d'incontro di diverse realtà, perché come ci accennava prima la consigliera, il membro del comitato di quartiere, io stesso abitavo lì in zona diversi anni fa e vivevo personalmente, avendo due figlie, diciamo, questo tipo di situazione, e ho verificato effettivamente che anche da zone completamente lontane dal municipio 7 le famiglie accorrevano e accorrono ancora oggi perché è stato fatto un lavoro di progettazione, di una serie di interventi, non solo per i bambini ma anche per i genitori, per gli adulti. Quindi, diciamo, viene offerto un servizio che non è quello semplice di un parcheggio dei bambini, di una ludoteca o diciamo di un punto d'incontro per fare semplicemente due chiacchiere, ma si è investito proprio sulla caratterizzazione di quel posto. In effetti è riconosciuto e ne abbiamo avuto riscontro anche in diverse occasioni all'interno delle commissioni municipali. Ricordiamo vari progetti che sono stati presentati anche dalla gestione della Casa dei Bimbi, la commissione esterna che facemmo e anche il fatto. Scusate, che... non si può assolutamente parlare il pubblico con i consiglieri. Anche il fatto che... Mi scusi, lei non può interrompere. Sì, lo so, io capisco che lei paga le tasse, però per regolamento il consiglio dovrebbe studiarsi prima il regolamento. Infatti non deve parlare nessuno, assolutamente, lei ha ragione, io è proprio quello che stavo dicendo, se si può fare silenzio, grazie. Sì, grazie Presidente, perso un attimo il filo, stavo dicendo, questo posto diciamo è un grande punto di incontro che ha avuto anche nel tempo una maggiore richiesta di accoglienza in generale, quindi siamo intervenuti anche, chiedo conferma al consigliere Giannone, anche con una commissione comunale relativamente a uno spazio limitrofo che si trova proprio di fronte alla struttura della quale stiamo parlando, lo skate park, perché pare che fosse stata costruita nel tempo all'interno di un programma, quello delle 100 piazze, mi correggerete se sto dicendo qualcosa che non corrisponde al vero, però di fatto poi c'erano dei problemi amministrativi per i quali il tipo di struttura non era identificabile fra quelle all'interno, diciamo,
del regolamento. Per questo motivo si è attivata anche una procedura in questo senso. Quindi diciamo è un quartiere molto popolato che ha necessità di punti di incontro e su quale noi abbiamo investito come su tanti altri, nel senso cioè, non c'è una differenza in questo, perché quando ci si dice perché proprio quello, semplicemente perché abbiamo iniziato una sperimentazione, quello ci sembra un luogo importante perché ci sono dei bambini come tanti altri luoghi, ma è solo l'inizio. Quindi rispetto alle obiezioni sul malfunzionamento, sul fallimento di questa cosa, diciamo che stiamo agendo su questo tema, ma come su tanti altri, proprio con una sperimentazione per verificare se poi avrà un risultato positivo. E qualora così non fosse, adotteremo dei metodi differenti, insomma, anche con il contributo da parte delle opposizioni, per studiare diciamo anche delle alternative. Quindi sono contento insomma della dichiarazione aperta di favorevole di votazione da parte del consigliere che mi ha preceduto. Ribadisco, si tratta di una sperimentazione e quindi non è riferita specificatamente a quel luogo per un motivo in particolare, ma semplicemente perché è necessario iniziare un percorso e se la sperimentazione avrà un esito positivo valuteremo se farlo proseguire anche su ulteriori strutture. Spero di essere stato chiaro, grazie. Ci sono altri interventi? No, dichiarazioni di voto? No? Sì? Consigliere Toti. No, ribadisco che, come ho detto in precedenza, a parte che chiaramente come forza politica l'abbiamo firmato perché penso necessarissimo come atto per il territorio di Cinecittà Est, però ecco la raccomandazione, a parte capogruppo dei 5 Stelle che parlavi del dipartimento, ecco il discorso del dipartimento deve essere ripetuto con forza, in modo che se quell'area non dipende da noi ma dipende dal dipartimento, è importante che la Presidente, l'Assessore e anche il Presidente della Commissione si faccia sentire, perché realmente c'è una necessità forte che stamattina il comitato di quartiere l'ha ribadito. Poi rispetto a questo, come ho detto, presentai a ottobre un'interrogazione urgente che era proprio su questo problema della chiusura del parco e degli atti vandalici, perciò voglio dire, anche se come qualche consigliere che mi ha preceduto ha detto, bisogna pensare, e io spero che la commissione che è chiaramente demandata a questo la metta all'ordine del giorno, anche un discorso più complessivo di assicurazione di chiusura dei parchi del nostro territorio, che adesso c'è un'associazione che li fa, però nel passato abbiamo avuto dei grossi problemi, come diceva prima il consigliere, è stato Domenico Gallone a salvare alcuni cittadini all'interno del parco. Ecco, voglio dire, ecco, anche un'analisi complessiva di quelle che sono esigenze per la tutela del territorio, per la tutela dei nostri parchi, perciò un intervento forte da parte della Presidente, in modo che questa mozione non rimanga nel cassetto ma dia una risposta forte e necessaria per i cittadini di Cinecittà Est. Altre dichiarazioni di voto? No? Consigliere Giannone? Sì? Sì, grazie. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevole, avendola presentata ovviamente, ma crede fermamente che possa essere un buon punto di partenza per capire, quindi sperimentare questa modalità che potrà poi essere, dopo un'attenta valutazione degli esiti, eventualmente riproposta in altre situazioni analoghe con le opportune chiaramente valutazioni, quindi in termini chiaramente di reale efficacia della soluzione, efficienza quindi anche in termini di rapporto costi-benefici, in termini di impegno nella sua manutenzione e anche di effetti, quindi valutare anche se effettivamente poi ci sarà una riduzione di quello che sono gli atti vandalici, perché noi abbiamo supposto che avvengano di notte e avvengano perché l'area è aperta, però potremmo anche poi capire che invece esistano
altre modalità, e quindi sicuramente da una valutazione di tutti questi parametri poi eventualmente potremmo pensare di estendere questa modalità agli altri, ad altre situazioni analoghe che sono presenti nel nostro municipio, quindi insomma sicuramente è un punto di partenza. E per questo motivo voteremo favorevolmente, per poter dare un'indicazione chiara, insomma un supporto quindi politico alla Giunta, affinché possa poi procedere a realizzare questa sperimentazione e quindi poi valutarne gli effetti. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No? Allora procediamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Oggi la liberiamo. 20, quindi unanimità anche questa, il Consiglio approva anche quest'atto. Allora, l'ultimo punto, c'era l'approvazione dei verbali numero 6 e 7 relativi alle sedute del Consiglio del Municipio del 15 febbraio e del 1 marzo, e risultano essere approvati. Chiude qui la seduta e sono le 15:42.